Ma tu, oh mio Dio, che effetto bellissimo. Il mio non ha fatto così, eh. Ciao, io sono E Fede. io Chiara. Oggi abbiamo qui un po' di smalti, un paio di bicchieri e anche una bottiglia e andremo a provare a decorare questi con la tecnica dello smalto e dell'acqua. E l'idea è nata dal fatto che ci servivano dei contenitori per le penne e cose così, e quindi abbiamo pensato di decorarli noi. E ci servirà una bacinella e la riempiremo d'acqua. Ok, noi abbiamo riempito la bacinella d'acqua e quindi adesso andremo a provare, abbiamo qua tanti smalti, adesso farò prima io e poi farà lei. Facciamo una testa, vediamo come viene. Allora, lui ha scelto di decorare queste, che colori scegli? Allora, questo mi piaceva particolarmente, che è tipo un azzurrino, non lo so, acqua marina forse. Poi c'è questo qua anche, questo qua gli ho detto di prenderlo, quindi per È tipo forza. Sì, color è tipo dorato. E poi c'era questo qua particolare, che anche questo non si capisce bene che colore, ma non è questo, è questo. oro. E questo è tipo Ah, rosso questo, sangue. infatti questo voglio, questo qua è grigio, non mi capisco. Magari per la Sì, io prossima pensavo cosa. fosse blu in realtà quando l'ho preso, Però il perché blu ce sopra il l'abbiamo, tappino ce l'abbiamo il blu. Sì, perché ci sono i tappini sopra, ma però non ti dicono giusto quello che c'è dentro. Allora, quindi adesso devo mettere qualche goccia dentro, no? ma devi essere veloce. Allora Tipo aspettate, puoi apro fare a tutti. far scendere una gocciolina o due, oppure fare tipo un cerchietto così per tutte le strisce. E Ok. non metterlo ovunque nella bacinella, mettilo Ok. dove Ok, ci serve. io ci provo. No, non che io abbia usato spesso smalti, quindi sono un po'. Ah, sto uscendo. Ok. Si è fermato. Allora, poi questo qua bene. Stai uscendo piano, ok. Forse ne ho messo troppo. Dici no? Ah, sto coso è piccolo. Abbonda, abbonda. Abbonda, abbonda, aspetta, piano, Intanto ti piano. sgocciola dall'altra parte, non te ne rendi Da qua, conto. dal pennello. Sì. L'ho messo a posto perché ho visto che c'era un po' su, no? Ok, adesso in teoria bisogna prendere questo e metterlo dentro. Vai, vai, vai. Se ti cadrà dentro tutto è riso. Un po' brutto. Non è che c'è tanta acqua. Ah, c'è entrato. Che ho dato anche dentro. Ma per fortuna. Ma vedi, però quelle due palline, guarda, che sono rimaste lì, non si sono attaccate. Vabbè, per fortuna questo è quello più piccolo. Quindi la tecnica forse è di mettere intorno, no? Non le palline. Quello azzurrino è tipo Vuoi mettere un altro sparito. colore? No, ma non si può. Devi fare solo un giro. Prendi per qua. Adesso appoggiamo là. Ok, poi noi lo metteremo ad asciugare per così. Okay. Ma adesso il Posto. problema è come puliamo questa ciotola che è tutta sporca. Ti ho detto c'è il bicchiere. No, questa è la nota più figa dell'altra. No, No, in realtà no. Dai, aspetta, strano che fa tipo. perché secondo me quello lì è quello vecchio. Ok. Ok. Ora Questo. riprendiamo. Ora devi scegliere la cosa che vuoi. Questo. Ah, subito, ok. Allora aspetta che io mi metto qua in posa per far vedere poi bene quello che succede. Ok, vai. Aspetta, aspetta. Ah, Allora, devi scegliere, il vabbè, si vede. giallo. Il giallo, Il ok. giallo. Non so se si vedrà giallo con la bacinella gialla, però. Rossa, Giallo rosso. poi. Arancione. No, troppi colori, povera, non ci vuole un colore più scuro. Così. No, è Ok, blu, è blu. è blu, ok. Ce l'abbiamo fatta. Allora. Vai. Ma tu, oh mio Dio, che effetto bellissimo. Il mio non ha fatto così, eh. Allora, tu ne hai messo proprio tanto, tanto. Non so se devo mettere così tanto. Chissà cosa succederà. Perché non tende? Ti devi girare. Ma no, è secco, ma l'abbiamo comprato oggi. Ma no, guarda, devi un attimo girare, batti un po'. Vediamo, vediamo. Ok, niente giallo per Chiara. Guarda, è tutto Vabbè, la secco. riportiamo là, che devo dire. Che Ma bello. Danno io lo volevo. soddisfazioni.
Vabbè, niente giallo. Anche questo qua. Sei il numero uno. Quello lì cos'è? È verde chiaro. Ma quello lì anche l'abbiamo preso oggi? Sì. Quindi questo mi... Io sto osservando qua l'effetto particolare che viene fuori. Ok. Anzi, fai la c'è una pallina che è andata sotto che mi sa che non si attaccherà mai. Ok. Mi ricorda, non so, tipo... Ma tu l'avevi messo, sì. Eh sì che l'avevo messo, era quello che... Boh, ok, forse la tua è venuta, facciamo vedere bene. Vabbè, ma tanto si vede da là. La tua forse è venuta un pochino meglio. Ma perché tu hai messo tanto colore, no? Io ne ho messo poco. E te l'ho detto abbonda. Lo so che mi hai detto abbonda. Non so se vanno ancora un po'. No, basta. Ok, adesso arriva il momento di questa, non so come farò. Perché? Boh, forse ci sta. Posso usare tanto colore? Perché ho visto che con te, con tanto colore è venuto bene. Allora, io questa la farei. Allora, sicuramente il blu. Il blu è questo. La farei un po' sui colori scuri, non troppo chiari. Cioè, non so, perché tanto stiamo andando verso l'inverno. Quindi. Poi c'è questo colore qua che prima ho detto di no. Grigio. Grigio, brutto. Ok, grigio no perché me l'ha bocciato. Rosso di prima mi piaceva. Poi, allora, blu, rosso e boh, non so, magari anche due colori. Ma devi mettere un colore chiaro. Un colore chiaro, questo. Non è rosa. L'arancione. L'arancione. Usciva l'arancione. Ok. Sì, sì. Ok, eh. Ho sta bottiglia che la sto tenendo in bilico. Ok, ci proviamo. Tu mi hai messo tanto. Ma perché sto facendo quella sinistra? Ma tu come facevi? Scusa, a me non faceva così. A te non faceva così. Dai colore, sei nuovo. Oh, sono meglio i colori vecchi di quelli nuovi. Li abbiamo presi oggi. Ok, allora, visto che con la destra riesco a fare meglio. No, scherzavo, non c'è mai. Giro. E basta che poi non arrivino gli schizzi ovunque. Si è staccato un pezzo ed è uscito. No, perché c'è la pallina dentro per miscelarlo. Dentro al disegno. Quindi non c'è più la pallina, ma in questi non c'è. No, non penso. Ma non con quello, mi dico la bozzetta. Ma sì, adesso un secondo. Ok. Ho capito, devi dare gli effetti, no? Se non dai gli effetti non succede. Bon, basta! È uscito anche fuori. Ma tu mi hai detto, fai una cosa bella. Devo mettere ancora un pochino di... No, vabbè, dai, il blu dà l'effetto sotto. Ok, siamo pronti? La immergiamo. Dopo dove la mettiamo questa? Va bene. Allora, questa parte, se voi la vedete solo da qua, può anche essere decente. Ma se noi lo giriamo, non capisco perché. È finito il colore, vedi? L'ho messo troppo poco. È finito, non c'era più. Ma se uno ci mette lo smalto sopra, cosa succede? No, non penso che puoi metterci. Fammi mettere un po' di blu, No, secondo me ci sta bene l'oro. No, l'oro no. Sì, perché dà un colpo di luce. Tu vinci l'oro, ok, mi mettiamo blu e oro. Faccio veloce, raga. In realtà non sappiamo neanche se si può immergere, però. Forse no. Chissà cosa succederà. Vediamo se sarà un epic fail o no. Ok, dai, basta. È carina. Ma poi vediamo cosa succede quando si asciuga, sta uguale. Forse determina un po' di colore, è rimasto un po'. Ok, allora mi è questo, cosa potremmo fare? E aspetto che lei decida. Ah, questo? Faccio l'inquadratura da vicino. Oh, ah, questo è il colore più gettonato sempre. È bellissimo, questo è l'oro. Che tra l'altro non ci sono più. Li hai finiti.
Allora la bottiglia grande. Mettine tanto, così poi il bicchiere viene fuori. Ok, questi tre. E scegli tu. Ok. Puoi anche buttarli tutti e vedere cosa succede. Facciamo un arcobaleno. Ok, siamo pronti. Qui sembra sporco, ma in realtà è poco sporco. Poi troveremo un modo per... E no, devi muoverlo, ecco, vedi, guarda come si espande. Guarda... Ormai possiamo finirlo, rifaremo mai più. Chi ha detto? Metti che mi viene voglia di fare qualcosa, non posso. Ok, beh sì, comunque 50 centesimi l'uno. Di cui no, uno, di cui uno... Un sacco. Di... Anche a me, per fortuna che ho detto io di comprarlo, perché tu non volevi. Ah, te la avete detto sempre sì. Hai fatto... Sai, se facevi ancora due giri veniva la stella. Ok. Non sai, un passaggio strano. Immaginiamo. Ah, che schifezza. No, è venuto bene. Ma perché tu le immagini dalla parte dove... È? Il concetto è quello. Se da una parte hai già fatto, le immagini dall'altra. Magari voi avete provato, è venuto meglio. Questo sarà un portapennelli. Beh, come portapennelli ci sta. Ok, adesso dovremo anche scoprire quanto tempo ci mettono ad asciugarsi. Ma massimo siamo. Quindi ci rivediamo fra poco. Allora, mentre stavamo aspettando, ho notato che questo qua, che doveva essere quello solo per raccogliere... I resti. Mm. Si è asciugato subito, invece sono passati tipo 10 minuti, un quarto d'ora e sul vetro non... Cioè è quasi asciutto ma non proprio. Invece questo si è asciugato subito, anche è venuto molto carino. Allora cosa ho pensato? Che potevamo fare la prova di mettere il colore, questo è un altro uguale di plastica, metterlo proprio come se stessimo dipingendo e vedere cosa succede. Perché ci siamo posti il problema del perché dovevamo fare così, probabilmente solo per avere questi effetti, però... Proviamo. Perché ho pensato, se noi prima passiamo tutto quanto e lo facciamo a strisce e poi lo correggiamo a mano, forse vengono anche più belli. Ok, proviamo. Vai. Le occhine stanno scendendo. Vedi che siamo riusciti a riusare il giallo. E prima non ti andava. Vabbè, sono le cose di cinese. Guarda, una faccina! Dove? Due occhi. Un occhio, un altro occhio, un nasino, la boccuccia. Una faccina che fa... Oh, mi stai dipingendo. Ciao faccina. Secondo me così ci vuole molta più pazienza. No. Ok, adesso aspetteremo un po' e vediamo cosa succede se si asciuga. Allora, è passata un'ora da quando circa, da quando li abbiamo fatti e possiamo dire che si sono un po' asciugati. Abbastanza, direi. Ci sono alcuni comunque... punti dove è ancora un po' appiccicoso perché c'erano, diciamo, le bolle più grandi, quindi sì. È normale che succeda. Anche la nostra prova di creazione, ovviamente, ancora un pochino dovrebbe asciugare perché ce n'era molto di più di colore rispetto a questo, però insomma... È molto carino e comunque rimane il colore, quindi anche se una persona non vuole usare, non so, il vetro o la ceramica, che di solito questo si fa sulla ceramica, anche un bicchiere di plastica ci si diverte e poi è carino, cioè, lo puoi comunque usare come portapenna o qualunque altra cosa. Ovviamente quelle di vetro comunque non le hanno messe in lavastoviglie. Non so, è venuta un po' artistica, insomma qua ci può stare. Massimo diventerà un vaso da fiori. Ma no, lo usiamo. Gli altri magari sì, tipo questo, il primo che ho fatto io ovviamente, e questa è una schifezza, fa schifo. Troveremo un'utilità, al massimo lo usiamo per mettere i pennelli. Insomma, poi troveremo un'utilità per queste cose. Commentate qua sotto se il video vi è piaciuto e diteci che cosa ne pensate di queste creazioni un pochino brutte. E diteci anche se voi avete provato e cosa ne è venuto fuori. Se volete iscrivervi, cliccate sulla bottiglietta. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!